le colleghe e i colleghi degli armi sindacali a venire anche loro, quelli che stanno parlando. Questo bando intanto applica i decreti sicurezza, no? E il problema è che non sono stati abrogati o fortemente modificati questi decreti, per cui in realtà questi decreti fanno esattamente il contrario di quello che dicono di fare, cioè mentre a Torino si era consolidata una importante esperienza e professionalità di microaccoglienza in cui gli operatori hanno fatto un grandissimo lavoro di inserimento sul territorio, di integrazione sociale dei richiedenti asilo, dove ogni operatore doveva seguirsi una quindicina di 10-15 migranti, beneficiari. Con il nuovo bando si passa a un rapporto di uno ogni 50 o anche ogni 100, no? Questo significa sostanzialmente che non potrà più essere fatto nessun lavoro di inserimento sociale e di integrazione. Questo significa sostanzialmente intanto che perdiamo tantissimi posti di lavoro dal punto di vista di giovani laureati, qualificati, esperti, formati in questo tipo di attività. E dall'altra parte che l'effetto sicurezza è completamente vanificato. Non mi occupo di accoglienza, sono del CPA, quindi sono della scuola e di tutta quella parte che lavora a stretto contatto, gomito a gomito, con l'accoglienza dal 2016, formalmente, e sono qua per vedere che cosa si smuove, perché siamo molto preoccupati per le conseguenze che ci possono essere da questo decreto, da questa legge. Sarebbe davvero un peccato perdere il lavoro fatto fino adesso e tutto quello che rappresenta collaborare tra accoglienza e scuola e fare in modo che queste persone abbiano un percorso di integrazione all'interno del nostro paese. Noi l'altro ieri siamo stati ricevuti dal viceprefetto, da Zarcone, qua in prefettura, l'altro ieri sera. Chiaramente le risposte non ci sono state. Hanno detto che sostanzialmente non possono andare in proroga con l'attuale bando perché c'è la legge Salvini che è ancora in corso e loro la devono applicare. La risposta del prefetto è stata una risposta che a me sinceramente, diciamo, come cittadino prima di tutto, oltre che come lavoratore, mi ha un po' gelato il sangue nelle vene, perché lui fondamentalmente ha detto vabbè, quando ci saranno dei problemi di sicurezza sostanzialmente lo affronteremo con la polizia, ecco. Quindi di fronte alla complessità di tutti i discorsi che facciamo noi c'è stata la semplicità della sua risposta, diciamo, anche abbastanza raggelante. Che non ci sarà più il servizio di assistenza psicoterapeutica dei migranti, che centinaia di noi perderanno il posto di lavoro. Loro hanno alzato le spalle e hanno detto che sostanzialmente aspettano un cenno da Roma, aspettano che i decreti sicurezza sostanzialmente vengano modificati. Nel 2011, quasi 10 anni fa, lavoravo in una struttura settimo all'epoca dell'emergenza d'Africa. Però sappiamo tutti com'è finita. È finita che con un decreto alle persone vengono dati permessi di soggiorno, vengono sbattuti fuori per strada senza nessun tipo di progettualità, e quello che ne è derivato neanche nell'arco di 3 anni è stata l'occupazione del MOI. Quindi se il prefetto di Torino volesse effettivamente pensare a quello che è la sicurezza, a quello che sono le persone, a quello che è il territorio, a quello che è la cittadinanza, dovrebbe ripensare che la storia si sta ripetendo. Guarda, le stesse persone del MOI, io attualmente in altri progetti li sto ritrovando come utenti, cioè un'integrazione fallita, quindi un dispendio maggiore di energia, di tempo e di persone. Quindi è questo a cui dovrebbe mirare il nostro prefetto e non a dire che tanto c'è ancora la legge in corso. Grazie. I decreti sicurezza non hanno nessun senso perché portano insicurezza, perché portano una dispersione sul territorio di persone che non sapranno più, e voi lo sapete molto meglio di me,
no, non sapranno più orientarsi all'interno del tessuto sociale, istituzionale, burocratico, no, perché non potranno più godere di tutto il vostro lavoro.